Verrebbe meno se io non lo riconoscessi. No. Perché non hai sposato Rosa? Perché mi hai scelto? Cosa ti è mancato? Il coraggio? Perché non ti sei sposato con lei? Io te l'ho già detto, Angelica. Non mi è sembrata la compagna ideale. Avevo bisogno di altro, di una donna più colta, più raffinata. Senza amarla. Ti ho detto che ci sono molti modi di amare. L'amore che ho avuto per una contadina ingenua tanti anni fa non è lo stesso che provo ora per te. Tu l'hai vista fino a poco fa, quando studiavi. Fino al giorno della laurea, ricordi? Sì, è vero. Ma allora io non capisco. Poco fa hai detto che non era... Ecco, che non era la donna adatta a te. Ma tu la frequentavi. Ma dove vuoi arrivare, Angelica? L'amore qualche volta finisce. In una relazione o in un matrimonio. Capita anche di separarsi. Sì, è vero. Fa finta che ci siamo separati, se questo ti rasserena. Ma io sono stato sincero con te. E dal momento in cui ti ho chiesto di sposarmi, ho chiuso con lei e da quel giorno, ti giuro, io non l'ho più vista. Che cosa cerchi di rimproverarmi? No. Io non voglio rimproverarti niente. Voglio solo capire, Roberto. Ma in che senso, se ormai è tutto chiaro? No. Io ho la sensazione che ti sei sposato con una donna volendo bene ad un'altra. Stai scherzando? Non è così? Ma che mi impediva di sposarmi con Rosa? Non lo so. Forse i tuoi pregiudizi. La tua... mancanza di coraggio. Tu mi stai dando del vigliacco. Non hai mai pensato di esserlo? Ma sei già al lavoro, Rosa. Non sei andata a dormire per caso? Non volevo finire. Hai passato la notte in bianco. Ma allora tu sei impazzita, Rosa. Perché tanta fretta? Perché, dico io? Te l'ho detto, volevo finirlo. Tieni e cerca di stirarlo con attenzione. Forse dovrei bruciarlo. E perché? Tanto ci andrei lo stesso, col vestito o senza vestito. Farei solo una figuraccia, Rosa. Ma perché? Loro sono venute qui ad informarsi sul mio conto. Io non le ho mica chiamate. E se non fosse così? Se mi fossi sbagliata? No, tu non ti sei sbagliata. Io ti conosco bene. Quell'altra era la sorella di Roberto. Andrai a casa di Carlo? No. Vado a casa di Roberto. È sua moglie che voglio vedere. In fondo è stata lei a venire qui, a voler diventare mia amica e che con i suoi sorrisi mi ha fatto parlare. Ma tu non sai dove vive Roberto. Ma so dove abitava prima. E in quella casa lui voleva mettere lo studio. Ah, sì. E allora se provo a telefonare dicendo che sono una paziente, mi daranno l'indirizzo. Se lei è venuta con la scusa che faccio la sarta, io approfitterò che lui è un medico. Ma anche se lo trovo sleale. Vedo che hai già pensato a tutto, Rosa. Io devo scoprire perché sono venute qui. Beh, sono venute solo a curiosare, quindi non dargli tanta importanza. Ti sembra che non ne abbia? No, io non credo, Rosa. Perché non fai finta di niente? Così complicherai solo le cose. Non voglio complicarle, voglio capire. Certo, anche tu vuoi sapere come vive lei, no? No, Teresa, questo non è vero. Io sto solo cercando di difendermi. Ma se non ti hanno fatto niente? Io ho un figlio a cui pensare. Pronto? È la casa del dottor Caride. Il dottore ha lo studio lì, vero? Signorina, buonasera, parla una paziente del dottore.
Ecco, io volevo sapere se poteva darmi l'indirizzo esatto del dottore per fargli avere un regalo. Bene, allora mi dia l'indirizzo della casa della signora. Sì. Un momento solo. Arenales? Sì. Sì, ho preso nota. Ah, molte grazie. Buonasera. Ecco qua l'indirizzo. Voglio andarci domani stesso. Buongiorno, tesoro. Buongiorno, mamma. Non ti senti bene? Perché? Cosa c'è? Ti sei alzata più tardi del solito. Ho dormito male. Forse è per la nuova terapia. Il dottor Fernandez mi ha detto che non avrei avuto fastidi. Tranne forse un po' di stanchezza. E ti senti stanca, tesoro? Da ieri. Tu lo sai che io non approvo questa operazione, non è vero? Lo so. Né Roberto, né Carlo, né Ines, nessuno di quelli che ti amano. Per paura. E tu non hai paura? Non me lo posso permettere. Ma non dipende dalla volontà. Con la paura non posso affrontare niente. Perché non continui a vivere come hai fatto finora? No. Ed è per paura di perdere Roberto che hai bisogno di avere dei figli? No. Io non lo faccio per questo. E perché? Io ho bisogno di una famiglia. Io voglio dargli una famiglia. È la mia missione. Lui lo conosceva il tuo stato di salute? Naturalmente. Quando ti ha sposata sapeva che avere dei figli rappresentava un pericolo per la tua vita. Per questo mi opero. Per non avere più problemi del genere. Correndo un grosso rischio. Angelica, hai pensato a me? A cosa ne sarebbe di me se tu morissi un giorno? Roberto mi ha fatto la stessa domanda. Mi ha chiesto... Che cosa farei se tu mi mancassi? Ma è diverso. Lui è giovane. Ed è un uomo. Mamma, io non morirò. Mi opererà il miglior chirurgo del paese. E io ho fede. Mamma, dammi forza con tutta la tua fiducia. Non posso. Non posso. Almeno non basta solo ripetermi che tutto andrà bene. Per superare i miei timori. Dai, dai, continua a leggere. Che altro dice? Beh, te l'ho già detto che sta bene. Si è divertito molto durante il viaggio perché i suoi compagni hanno sempre scherzato e nient'altro. Ma se manca ancora più di una pagina. Beh, questo non te lo posso leggere, è per me. Ah, ho capito. Potevi dirmelo subito. Ma che ti credi, che sono un tipo curioso? Oh, ti sei offesa? Ma scherzi? Serafino ti ha scritto una lettera e tu me l'hai voluta leggere. Perché mi dovrei offendere? Chiama tua madre. Ma ti ho già detto che non c'è. Oggi aveva l'appuntamento dal dentista. Deve andarci due volte la settimana. A lei farà piacere. Ma guarda che anche a me fa piacere. E cosa pensi? Che sono un egoista? Che non voglio bene a mio fratello? Ehi, senti, ma che cosa ti è successo? Non mi è successo niente. No. No, tu sei nervosa. Guarda che io ti conosco. Che ti è successo? Quello stupido. Sono due giorni che non mi chiama. Raul? Sì. Quando mi vede sviene quasi.
Dice che gli piaccio molto, che è innamorato di me, ma dopo non mi fa neanche una telefonata. Non gli piacerà il telefono. Questo non toglie che potrebbe chiamarmi, no? Forse non ci pensa. Oh, ma che grande amore. Dimmi, perché vuoi che ti telefoni? Prima non ti piaceva Carlo. Forse una settimana fa, ma adesso no. Ah, hai cambiato idea. Carlo è così noioso, non fa altro che pensare a me. E va bene, ma lui ti ama e l'altro no. Lascia fare a me, le cose cambieranno. Stai attenta, Mafalda. Qui chi sta cambiando sei tu. Oh, adesso parli come mamma. Perché ti voglio bene come lei. Ma i bravi ragazzi sono sempre così noiosi. Ecco, dipende se lo ami o no. Ah, scusami, a te non piace l'avventura, la suspense? La suspense che non ti telefona. Beh, io ne farei a meno. Sì, hai ragione. È un gran bugiardo. Ma perché mi mente ogni volta che mi vede? Forse perché quando ti vede si ricorda che esiste. Ah, che bella consolazione. Perché non ti metti a passeggiare davanti alla sua porta di casa? E adesso ti diverti anche. No, 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 Mafalda, no. È che io non capisco. Cosa? Ecco, tu hai un bravo ragazzo che ti ama e che a te piace. E ne scegli un altro soltanto perché è una novità, tutto qui. Ora parli come una vecchia. E scopri che è meraviglioso perché non ti dà retta. E pensi anche come una vecchia. Lascia, Alessandra. Vado io. La cameriera mi ha detto di entrare e l'ho fatto. Come stai, Roberto? Bene, Rosa, grazie. Chi stai cercando? La signora Caride. La signora Caride? È tua moglie, no? Ah, io non ti capisco. Chiamala, lei ti spiegherà tutto. È uscita un momento. Di là c'è sua madre. Non la conosco. È con tua moglie che devo parlare. Ti vuoi sedere? Sì, vorrei attenderla. Le ho portato un vestito. È di Angelica? È così che si chiama? Non me l'aveva detto. Mi ha dato soltanto un cognome. Sinclair. Ma non so che dirti. Io invece lo so il perché. Perché non voleva che io sapessi chi era in realtà. Tu come stai? Bene. A te non lo chiedo neanche perché si vede. Ti sei laureato, ti sei sposato e hai una bella casa. Mi hanno detto che anche la tua è molto carina. L'hai cambiata? E chi te l'ha detto? Ines. Allora Teresa aveva ragione. Era tua sorella quel giorno. Sì. L'ha portata la tua Angelica. Così credo. E perché? È molto difficile capire le ragioni di una donna. Susanna. Ti ricordi Susanna? E come potrei dimenticarla? Anche Susanna è venuta a trovarmi, no? Susanna ha parlato di te ad Angelica. Le ha detto che cosa significhi nella mia vita. Quello che significa? Beh, ecco, immagino che Angelica abbia provato la curiosità di conoscerti. È venuta varie volte. Lo so. E forse avrebbe potuto continuare a venire senza che io sospettassi nulla. Se non fosse accaduto che Teresa ha riconosciuto Ines. L'aveva vista quella volta che è venuta a casa tua a restituirti dei soldi, ricordi? Tanti anni fa. Sono meno di quelli che ha Tony. E lui come sta? Molto bene. Cresce e sta studiando. Ha già preso dei bei voti a scuola. Mi manca molto. Non mi dire. Oh, ma dottor Caride, non starà parlando sul serio? Mi ero abituato a vederlo tutti i giorni. Beh, ma l'abitudine è anche qualcosa che si può perdere. A me è accaduto con te. Mi ero abituata a essere felice standoti accanto, ma poi un bel giorno è finita. E allora ho imparato che malgrado l'abitudine bisogna saper rinunciare a qualunque cosa. Io non volevo ferirti, Rosa. Ma tu non mi hai ferita. Ne parli con tanta amarezza. Una volta.
Sappi che io non sono venuta a cercarti. Sono venuta perché tua moglie mi ha mentito. Ora non dire tua moglie con quel tono. Non è tua moglie. Ma sì, però... Preferisci che dica la tua signora? Anche io sono stata tua moglie senza alcun diritto. Lei invece li ha tutti perché si è sposata con te in una bella chiesa davanti a mezzo mondo. L'ho letto sul giornale. Avrei voluto dirtelo, Rosa. Ma non sapevo come l'avresti presa. L'ho presa molto bene. Quello che mi meraviglia è come in così poco tempo sei cambiato tanto. A me avevi detto che non ti sposavi perché non avevi i soldi per mettere sul tuo studio. Quel problema l'ho risolto in un altro modo. L'hai messo in casa di tuo padre. Sì, ma Carlo mi ha prestato il denaro. Ah, è chiaro. E così tuo padre ha potuto pagarti il ricevimento, non è vero? Io gli rimborserò tutto, Rosa. Con cosa? Ma è cominciando a lavorare. Ma non hai cominciato. Ma mi stanno mettendo sullo studio. Ah, è chiaro. Il lavoro poteva aspettare. L'amore no, per questo l'hai sposato. Lo sai molto bene che non l'ho fatto per amore. No, dottore, io non lo so. E perché dovrei saperlo? Tu sai perfettamente quanto ti ho amata. Il tuo è stato amore. E secondo te che cos'era? Non sono brava con le parole, lo sai. Io non sono andata all'università. Posso dirti che ho avuto la costanza di aspettarti e in questo modo. Alla fine ho capito come sei fatto. Ma se il tuo è stato amore, io non capisco tutto il resto. Cosa? La ragione, per esempio, che ti ha spinto a sposarti con una donna in abito bianco. Perché si sarà sposata con l'abito bianco, no? O le tue paure che ti hanno costretto a legarti con una donna che tu non ami. Ci sono molti modi per fuggire. Certo. E si fugge per timore del contagio. E io ero ammalata di miseria e di ignoranza. Ad ogni modo non ho avuto paura del contagio durante tutti quegli anni. No, ma un giorno ti sei svegliato, dottore. E ti sei reso conto che non potevi più andare in quella casa confondendoti con le clienti di una sartina. Tu ormai eri un dottore. Eri il dottor Carino. E quindi avevi bisogno di un altro ambiente. Questo, per esempio. E va bene, Rosa, pensala come vuoi. Ne hai tutto il diritto, del resto. Ma credimi, sono stato sincero con te. Questo lo so. Tu non potevi essere più sincero. Mi hai detto che non ti saresti sposato. E non lo hai fatto. Ora non credere che non ti capisca, dottore. Io desidero solo la tua felicità. Avrei voluto telefonarti perché... Rosa. Come sta, signora? Sinclair o Carita? È uguale, vero? Non ti sembra che siamo in troppi qui dentro? Sì, noi aspettiamo fuori. Sì, venga. Sta bene. A quanto pare sta già riprendendo conoscenza. Non mi dirai che dopo quanto è accaduto si è offeso e non vuole più venire. Tu lo hai chiamato? Sì, gli ho telefonato e non c'era. Ho lasciato un messaggio ma non mi ha richiamato. Vuoi che vada a cercarlo? No, 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 ora ci vado io. Tanto riprenderò a lavorare lunedì. Hai trovato le lavoranti? Sì, ne ho due. Betty e Linda? Me ne manca una. Ma perché non metti un annuncio? No, non mi piace trovare gente con il giornale. Preferisco prima conoscerle. Se tutti la pensassero come te, allora addio clienti nuovi. Sì, in questo senso hai ragione.
Beh, comunque di questo mi occuperò lunedì. Oggi andrò a cercare il maestro. Che strano che non venga sapendo quanto tu tieni allo studio. Mi ha già fatto perdere 3 giorni e non so che pensare. Lui è sempre così puntuale. È facile sapere che gli succede. Fa caso a come ti guarda. Dai, Teresa, un uomo così istruito e così maturo, se fosse innamorato di me, si sarebbe già dichiarato da anni, non credi? Certo, per sentirsi dire di no. Credi che non l'abbia capito, che sia uno sciocco? Io so soltanto che tu vuoi vedermi sposata con lui a tutti i costi. Senti, io non mi stancherò mai di dirti che il maestro è innamorato di te. Beh, uno di questi giorni glielo chiederò. E lui negherà. E perché? Beh, per non perdere la tua amicizia. Dopo sarebbe tutto più difficile. Sì, è vero, dopo sarebbe tutto più difficile. Lui sa accontentarsi, Rosa, non te ne sei ancora accorta. Povero maestro, oggi vado a cercarlo. E allora gli ho detto, se perdi il buon umore perché i soldi non bastano, vado a lavorare. E che ha detto? Che non vuole. No, dovresti proprio vederlo, diventa intrattabile quando gli parlo di lavorare. E perché? Molte donne lavorano. Per la bambina, chi le starebbe dietro? Tua madre. No, è troppo vecchia. Ma che stai dicendo? Sei più giovane di me. Ma mia madre è una donna malata. Non c'è paragone, tu sei sempre stata bene. Mamma invece ha una salute delicata. No, per badare a una ragazzina. Ma è così capricciosa. Chi? La ragazzina o la nonna? Tutte e due. Litigano per qualsiasi motivo. Ma mamma è peggiorata. A volte mi fa una pena guardarla. Sul serio, eh? E mi metto a piangere. E dimmi, nessuno dei parenti che vivono in quella casa potrebbe badare a tua figlia? No, lavorano tutti. E va bene, allora ci penso io. Ti ringrazio, Pierina, ma José non sarebbe d'accordo. Ma allora non è per la bambina, lui non vuole che lavori. No. Lui dice che chi deve lavorare è l'uomo. Se l'uomo lavora e il denaro non basta, bisogna trovare una soluzione. E tu sei una ragazza giovane, puoi lavorare in fabbrica. No, non mi manderebbe mai in fabbrica, no. Allora puoi andare a servizio in qualche famiglia. No, lui dice che sua moglie non deve fare da serva agli altri. Ma è un tipo difficile, eh? E che cosa vuole? Che tu faccia la segretaria? Dovresti avere studiato. Già. Comunque non gli piacerebbe lo stesso. In realtà lui non vuole che lavori. Allora che lavori di più lui? Beh, una parola. Sai, anche se lavora come un muro, lo stipendio è sempre lo stesso. Si cercasse un altro lavoro. Non è facile. José dice che la città è molto bella, ma anche spietata. La città? Sì. È un modo di dire per spiegare che è difficile trovare un posto di lavoro. Certo. Rosa! Eccomi qui. Rosa, ma che bella sorpresa ci hai fatto. Come stai, com'è, cara? Molto bene, grazie. Molto cambiata. Cambiata? Non so. Sì. E questo vestito ti sta molto bene. Grazie. Dico sul serio. Grazie. È che cuce ogni giorno meglio e con quel corpicino le sta tutto così bene. Molte grazie, signora Pierina. E la famiglia come sta? E tutti bene, grazie al cielo, ma non c'è nessuno, sono usciti tutti. Anche il maestro? Lui è uscito per primo. E Serafino adesso è a Bahia Blanca perché sta facendo il militare, non so se lo sapete. Sì, il maestro me l'ha detto. Allora, non ci sono altre novità? No. Ti trovo bene, Rosa, ti faccio i miei complimenti. È da tanto che non ti vedevo, non ho tenuto il conto però ormai... Saranno anni. Anni, sì. E devo dire che sei molto cambiata, sai? Ah, sì? Io ti trovo migliorata. Più donna, non lo so, più raffinata, ecco. È chiaro, gli anni passano per tutti. I bambini diventano più grandi e i giovani si fanno più giovani, no? Non lo dire a me. Lo sai che mi sono sposata? Lo sapevo, sì. E che ho avuto una bambina? Anche. E la conosci? No, come faresti a conoscerla? Ormai è una signorina, sai. Ti fermi un poco, perché se è così te la vorrei far conoscere, la vado a prendere. Sì, mi fermo. Allora aspettami qui, torno subito. Sì, sì. Senti, non vuoi sederti, Rosa? Sì, mi siedo volentieri. Il maestro, signora Pierina, non sa a che ora tornerà. Di aprire bene gli occhi per svegliarti. Il dottor Fernandez ha detto che dobbiamo parlarti, così ti riprenderai dall'anestesia. E Roberto? È uscito con Nicola, ma tornerà subito. Almeno sei contenta, mamma. Certo.
Dio ci ha di nuovo aiutate. Io l'ho pregato tanto. Sono rimasta in cappella per tutto il tempo dell'operazione. Che ha detto Roberto? Che è stata un'operazione perfetta. Sono usciti felici dalla sala operatoria, lui e Carlo. Come sarebbe? C'erano anche loro due? Sì. Non li hai visti? No. Fin quando sono stata sveglia, non si sono fatti vedere. Da fuori si sente già la tua voce. Questa malata si è ripresa in fretta. Come stai? Questo dimmelo tu. Sei il medico, no? È stupendo che tu possa già parlare. Ma non esagerare. Il dottor Fernandez si è raccomandato di farti riprendere conoscenza, ma dobbiamo parlare noi, non tu. Mamma. Sì? Hai visto che avevo ragione io? Sì, tesoro. Sei stata coraggiosa, ma non parlare. Hai trascorso una notte molto agitata. L'anestesia fa questo effetto. Ci vorrà molto perché si riprenda. Si è già ripresa. È già tornata in sé, no? Ah, ma mi sento così stordita. Ho ancora voglia di dormire. Vuoi che trovi il nome per i nostri primi 10 figli? Così ti sveglierai. Sì. Voglio sentire cosa dice il dottor Fernandez. Vuoi che chiami l'infermiera? No. Vado io. Pierina! Rosa! Dove siete? Ah, ciao! Ah, ecco qui la mia piccola. Come stai? Si chiama come te? Sì, Mirta Viviana. Saluta. Sei sempre più carina. Me lo dai un bacio? Sta aspettando il padre. Non fa altro che chiedere di lui. È quasi peggio di una fidanzata. Mi chiede sempre, quando torna, voglio papà. Parla già. Ma che succede? Per caso ti hanno mangiato la lingua? Ti somiglia, sai? Sì, me lo dicono tutti. Comunque, per essere giusti, guarda, ha proprio gli occhi del padre, no? In questo senso mia madre ha ragione, le dice, insomma, se ho un padre e una madre, avrà preso un po' da ciascuno, non credi? Certo. E tuo figlio, come sta? Bene, sta crescendo. Va già a scuola. Va già a scuola? Così presto? Beh, ecco, è solo l'asilo. Ah, sì. Stefa mi ha detto che è molto affettuoso e che quando lo vede lo abbraccia forte. Sì, gli vuole molto bene, del resto è suo padrino. Beh, certo. Che peccato che non sia figlio suo, Oh, no, scusami. Non te la prendere a male, io volevo solo dire che Stefan ha sempre desiderato un figlio e che vuole così bene a Tony. Ma la vita non ti chiede che cos'è che vuoi. La vita decide per conto suo, Mir. Ah, che peccato, vero? Ma a te la vita ti ha trattato bene. Perché mi sono adeguata. Tu lo sai di chi ero innamorata io. Tu sai quanto ho pianto e quanto ho sofferto. Ma quando una cosa non si può avere, non c'è verso, Rosa. E quando un uomo non vuole, è inutile. Bisogna solo guardarsi in giro per vedere se c'è qualcun altro. E allora,
Sì, può scoprire che quel qualcuno è migliore. Voglio dire, è meglio di quello che credevi, mi capisci, non è vero? Sì. Io ho sposato José. E sono felice, lo amo. E poi abbiamo lei che riesce a dare serenità a tutti. Certo. Io ho imparato ad amarlo, sai. All'inizio mi è costato, non credere. Ma ce l'ho fatta. Bene, riporto la bambina a casa. Ci vediamo, Rosa. Ciao, Mirta. Ciao. Tanti auguri. Saluto. Bravo, così, saluta. Rosa. Rosa, sei... Sei venuta a farci una visita. Certo, come io andiamo? Io sto bene, figliola. E tu come stai? Abbastanza bene. Sapessi quanto mi piacciono i baci delle belle ragazze come te. Sanno quasi di miele. Dammene un altro. Hai visto che bella giornata? Guarda sì, un po' come splende il sole. Perché non ti metti un po' seduto? Lo vedi? Continuano sempre a trattarmi come un vecchio. Ma no, è che seduti possiamo chiacchierare meglio. Sai, Rosa si ferma a cena. Oh, non mi dire. Sì. Allora hai concesso un po' di riposo alla tua macchina da cucire? No, ora ho delle ragazze che lavorano per me. Do del lavoro fuori e presto metterò su una sartoria. Oh, hai visto come sta andando avanti la nostra Rosa, eh? Beh, sono appena all'inizio. La sartoria per ora è una stanza della mia casa. E quante macchine da cucire ti serviranno? Una per adesso, signora Pierina. Per tre lavoranti una macchina può bastare. Se ci ha fatto caso, con i tagli moderni i punti da cucire a macchina sono molto pochi. È giusto la cucitura delle spalle, quella dei fianchi e la vita. Perché tutto il resto si imbastisce e poi si rifinisce a mano. E le rifiniture le fai fare alla più brava, vero? No, al contrario. Perché per cucire un orlo non occorre molta pratica. Invece imbastire e montare il vestito è molto più difficile. Da come è stato montato e da come è stato tagliato dipende il risultato finale. E tu ora tagli soltanto? Certo. Adesso finalmente potrà cominciare a godersi la vita. Ah, ho già cominciato. Ma non mi dire. Certo. Dai, raccontami tutto. Beh, non sono forse venuta a farvi visita. E vedrete che verrò qui anche più spesso in futuro. Ah. La sa una cosa? Mm? Io non ho mai sentito nessuna casa così mia come questa, neanche quella che ho adesso. Per me è sempre stata questa la mia casa, anche se non lo era. Guarda che lo era, Rosa. Lo era. Ecco, qui per la prima volta non sono stata considerata una serva. Eravate tutti così gentili e quando volevo potevo uscire a riposarmi in cortile. Ma in realtà non ti ho mai vista riposare. Ricordo che per tutta la giornata eri alle prese con la tua macchina da cucire. E lavoravi anche di notte, quasi senza sosta. E io non dormivo, sentivo il rumore della macchina da cucire. Ron, ron, ron. E allora scendivi a farmi compagnia? Certo, perché mi dispiaceva che tutti gli altri dormissero e tu no. Ora posso dormire, Cristobal. Ora c'è gente che lavora per me. Sì. Ma guarda un po' chi c'è, Rosa. Ciao, Ramon. Come stai? Che ci fai da queste parti? Sì, è venuta a farci visita. Non è come te che appena torni corri di filato in camera senza salutare nessuno. Vuoi forse dire che non parlo mai con te? Beh, qualche volta succede. Io non mi ricordo bene perché non ho mai avuto una buona memoria. Ma di solito noi vecchi abbiamo bisogno di compagnia e di scambiare due parole perché siamo quasi sempre da soli. Ma oggi... Oggi per noi è un grande giorno perché è venuta Rosa a farci visita e con Rosa entra sempre in casa un bel raggio di sole. Mi sono riaddormentata. Avevi bisogno di riposare. Come ti senti? Bene. Ma comincio a sentire come un bruciore nel petto. È la ferita. Fra poco ti passerà. Sì, se è soltanto questo. È soltanto questo. L'operazione ha avuto successo. Il tuo organismo ha resistito benissimo. Hai visto, amore mio? Hai visto che ne valeva la pena? Adesso credo di sì.
qualcuno doveva trovare il coraggio. Io ho rischiato. Il dottor Fernandez è molto soddisfatto. Lui era così sicuro e mi ha trasmesso tutta la sua fiducia. D'accordo. Ma mettiti al posto mio. Io non volevo che tu corressi questo rischio per me. Non l'ho fatto per te, ma per noi due. Adesso formeremo una famiglia come tante altre. Qualcosa che non esisteva e che è nata con le nostre nozze. E dopo crescerà e si rafforzerà sempre di più. Il mio amore è molto saldo, lo sai. Il tuo amore? Il mio amore. Vuoi che ti dica un'altra volta quanto ti amo? Perché no? È strano rivederti qui, Rosa. Il maestro non viene. A casa tua? Non è più venuto da quando io sono andata dalla moglie di Roberto. E voglio sapere perché. Beh, non lo so. Forse gli è dispiaciuto. Senza motivo. Avrà le sue ragioni. Beh, allora me le dovrà dire in faccia. Il maestro non è un uomo che si nasconde dietro una scusa. Si è nascosto, Rosa, o vuole lasciarti libera di decidere senza consigli? E questo cosa c'entra con le lezioni? Quel pomeriggio lui ti ha aspettata. Ti abbiamo aspettata, c'ero anch'io. E si è stancato. Vedi, la gente a volte si stanca di giustificare. Nessuno deve giustificare le mie azioni. La mia vita è mia. E quella del maestro è sua, giusto? E per quanto ti ami, forse si sarà stancato di aspettare. Io non smetterò mai di amarti. Non esiste questa possibilità. La nostra non è una passione passeggera, o un capriccio, o una follia. La nostra è l'unione di due persone mature. Mature, tu ed io. La mia saggia Angelica, che ha sempre ragione, anche contro le opinioni dei medici. I medici della famiglia avevano troppa paura e hanno dimenticato tutta la loro scienza. Per amore. Io voglio avere tanti figli e vivere molti anni. Insieme a me. Con te. È chiaro. Ti adoro, Angelica. È la verità. Ma perché il maestro tarda tanto? Non lo so. Se ha la fidanzata, starà con lei. E se è così, devi solo aspettare e sperare che lo mandi a casa presto. Tu mi stai prendendo in giro, Ramon. Ti sei offesa, perché? Cosa c'entri tu con la fidanzata del maestro? E con lui che cosa hai da spartire? Guarda che io è da tanto che ti conosco. Me sì, ma lui? Anche lui è una persona seria. Ma è un uomo. Beh, io non voglio dire che non abbia, non so, una donna, ma non credo che abbia già deciso di sposarsi. Perché tu non vuoi o perché non ti conviene? E io che cosa c'entro? È quello che dico io. Tu che cosa c'entri? Ah, oh, dai, Ramon. Ciao, Ramon. Come stai? Ciao, Stefano. Come va, Rosa? Come sta, maestro? Lei mi ha insegnato un proverbio, ricorda? Se Maometto non va alla montagna, beh, la montagna è venuta. Allora io vado a cambiarmi per andare a prendere Teresa. No, no, resta pure qui. Teresa mi ha detto che l'altro pomeriggio non avete fatto altro che criticarmi. No, non è esatto. Ti hanno informata male. Ci siamo chiesti perché eri andata dai Caridia. Volevo essere sicura, maestro. Ora sei soddisfatta? Certo. Era lei? La moglie e la sorella di Roberto sono venute a casa mia. Tutte e due.
Come sta, dottore? Sono felice di vederla così in forma. Ho studiato la sua cartella e lei si sta riprendendo perfettamente. Così come perfetta è stata l'operazione. Grazie, Roberto. Mi fa piacere che abbia assistito. C'è sempre da imparare qualcosa. Comunque l'importante è che sia stato un successo. Visto che entrambi siete così ottimisti, vediamo se potrò fare una cosa che desidero tanto. Vuole alzarsi? Mi piacerebbe fare un viaggio. Il viaggio di nozze che non abbiamo fatto. Dove vuole andare? In Europa, con l'aereo. Nella sua vita potrà fare molti viaggi, tutti quelli che vorrà, ma non per ora.